E stasera Rita ha scelto, ci fa un regalo speciale, perché hai deciso di cantare una canzone quasi per l'occasione, per salutare l'estate, una grande canzone di Gino Paoli. Diceva Louis Armstrong, bisogna tornare alla melodia. Quando c'è la melodia tu puoi trasformarla, sentirla diversamente, ma funzionerà sempre. È vero, è una grande verità. La canzone che ci regala stasera Rita è Sapore di sale. Sapore di sale, che hai sulla pelle e ti viene a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da voi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo ne sai qualcosa di quanto è importante con il vostro festival di Ariccia dei sconosciuti? Chissà quanti ragazzi avete trovato, quanto è importante trovare un talent scout come è stato Gianni Ravera, no? Sì, voi abbiamo, avete, con te abbiamo trovato non avete delle trovato... grandi voci, della gente che è uscita fuori con grande successo, ma è stata un'intuizione. Io mi sono sempre innamorata delle cose che... Io non sono mai invidiosa di qualcuno che mi piace, dico cavolo come canta bene, cavolo che grinta che ha. Non ho mai sofferto in questo senso. Anzi, hai messo al suo servizio la tua esperienza e i tuoi consigli. Scusa, sia poco. Grazie. Sanremo 2020, ti sei presentata di nuovo con un brano molto pieno di energia. Niente. Ce lo regali stasera? Sì, me l'ha regalato mio figlio. Perché ha capito la resilienza che questa donna ha avuto. Rita Pavone.
più niente. Ah, la grinta, la forza, l'energia. Grazie di cuore. Ma Rita è anche dolcezza, è classe e lo dimostri in tante canzoni. Ti chiedo di farne una scritta per te da Bruno Canfora e da Lina Wertmüller qualche anno fa. Credo che è una delle più belle canzoni del mio repertorio. Non solo del tuo repertorio, ma una delle più belle canzoni.